Ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale di Let's Talk About. Oggi più che mai vorrei parlarvi di un importantissimo trattamento per la nostra pelle. Ovviamente parlo del viso, ma parlo anche del corpo. Tutti quanti la conosciamo in tutti i modi possibili e inimmaginabili. Stiamo parlando dell'esfoliazione cutanea. Nei cambi di stagione, il nostro corpo, come in tutta la natura in realtà, avvengono dei cambiamenti che fanno sì che l'individuo, l'elemento naturale, si possa adattare al cambiamento di clima e al cambiamento dell'ambiente atmosferico. Parlando invece di noi, ovviamente l'organo della pelle, perché è a tutti gli effetti un organo, con il cambio della stagione e con tanti altri fattori, si modifica e ovviamente noi con lei. Quindi è molto importante effettuare sulla propria pelle uno scrub, chiamato anche gommage, chiamato anche sfogliazione, chiamato anche peeling, e chiamatelo come volete. In realtà il metodo e la procedura è sempre la stessa. Cosa vuol dire innanzitutto esfoliazione cutanea? È un trattamento che ha lo scopo di rimuovere la parte più superficiale della nostra pelle, che è composta in realtà da cellule prive di nucleo, quindi dai famosi corneociti. Queste cellule in realtà sono veramente morte, nel senso che il nostro strato dell'epidermide è formato da più strati, quindi il loro corso della vita l'hanno già fatto. Non solo, si rimuove la sporcizia, si rimuovono tutti gli eccessi di make-up, tutto l'inquinamento che si deposita sulla nostra pelle, che fa un po' schifo, e tutte le impurità che la nostra pelle scarta durante la giornata. Parliamoci chiaro, perché è importante fare questo tipo di esfoliazione cutanea? Quando noi andiamo a rimuovere gli eccessi cutanei e quindi tutto ciò di cui io vi parlavo prima, diamo la possibilità alla pelle di ossigenarsi meglio e più in fretta. Che cosa vuol dire? Non starò qui a parlarvi del ciclo di vita delle cellule epiteliali. Sappiate solo che le nostre cellule dell'epidermide si rinnovano, quindi hanno un ciclo di vita, nascono, crescono, si nutrono, scartano e poi muoiono. Noi, andando a ossigenare questo principio, questo meccanismo, andiamo semplicemente a facilitare questa vita e questo ciclo, chiamato turnover cellulare. Voi mi direte, sì va bene Sara, ho capito, tutto questo ci fa molto piacere, ma noi cosa possiamo beneficiarne? Quindi io vi elenco tutti i benefici principali del turnover e dell'esfoliazione cellulare. In primis abbiamo uniformità della grana della pelle. 2. Luminosità della pelle. Ovviamente togliendo tutto lo strato di grigiore e di sporcizia andiamo a dare effettivamente il vero colorito della nostra pelle e lo metteremo molto in evidenza. 3. Elasticità della pelle e la pelle molto più morbida. 4. Attenuazione delle rughe e delle cicatrici. 5. Attenuazione delle discromie cutanee e delle macchie. Una macchia è semplicemente, strato dopo strato, un incremento della colorazione della pelle che molto semplicemente va esfogliata strato dopo strato, come pelare una patata, e ovviamente tono su tono si riesce a schiarire leggermente. Parliamo quindi delle tipologie di scrub di esfolianti che esistono ovviamente in commercio. Si dividono in due macro categorie: esfolianti fisici ed esfolianti chimici. Partendo dagli esfolianti fisici, sono i più semplici e quelli a diffusione maggiore. Sono delle sostanze sempre cosmetiche che all'interno hanno delle microsferule, delle particelle granulose che agiscono con uno sfregamento meccanico sulla cute. Possono essere di vario genere, si chiamano appunto scrub, si chiamano gommage, indicativamente in base alla pelle su cui viene utilizzata. Le sferule e le microsferule vanno in base a una granulometria particolare. Cosa vuol dire granulometria? Il volume e la dimensione della particella che è contenuta nello scrub. Più grossa e grossolana è la sferula, che può essere zucchero, può essere il sale, più grossolano è il principio, più andrà bene per pelli spesse. Al contrario, particelle più piccole e più fini, con granulometria minore, andranno perfette per le pelli più sensibili, quelle su cui non si fa più sfregamento. Seconda macro categoria, gli esfolianti chimici, detti anche peeling. Applicazioni di sostanze chimiche particolari, cheratolitiche, che determinano una desquamazione sempre controllata, mi raccomando, per effettuare e agevolare il turnover cellulare di cui vi parlavo prima. Di solito i peeling chimici si dividono in alfa idrossi acidi e beta idrossi acidi. Gli alfa idrossi acidi, non per entrare nel particolare, sono tutti quegli acidi che vengono dalla frutta. I beta idrossi acidi invece non derivano dalla frutta, ma possono essere ad esempio l'acido salicilico o l'acido lattico. Come agisce un peeling sulla nostra pelle? Queste sostanze di cui io vi ho parlato hanno la funzione di inibire
alcuni enzimi molto importanti che formano dei ponti tra i corneociti, appunto, e in poche parole li slegano. Una volta effettuato il peeling, scrub, gommage, chiamatelo come volete, lo spessore della pelle viene diminuito e viene assottigliato, quindi la protezione naturale della nostra pelle viene a mancare. Ovviamente voi dovrete stare molto attente ad esporvi al sole o a utilizzare delle creme ulteriormente esfolianti. Anzi, vi consiglio, vi straconsiglio, dopo un peeling andate a reidratare, rinutrire, lenire la, in base alla tipologia di pelle che avete, per ripristinare il pH e rimettere in moto il turnover cellulare. Quindi per iniziare ovviamente la stagione, perché poi ovviamente tutti noi amiamo prendere il sole e diventare abbronzati, vi consiglio di mettervi ai ripari e di procedere tempestivamente al turnover della pelle e alla sua esfoliazione per essere pronte per l'estate. Eviterete un sacco di scottature ed eviterete soprattutto di avere una pelle spenta, poco luminosa, sommersa da residui di cui non fa parte la pelle, e ovviamente sarete belle e luminose come delle rose. Ragazzi, per oggi è tutto. Se avete qualunque domanda, io sono sempre disponibile. Se vi è piaciuto il mio video, mettete un mi piace, iscrivetevi ovviamente al mio canale.